sta facendo? Fare la denuncia, ma l'hanno rubato, che devo fare? Fermo! 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 Che ha sparato? Galluzzo, commissario, non è scappato uno. Buono, continuate a stare qua. Galluzzo! Tortorella, tu vieni con me. Ma dietro la roba! Faccia a te! Galluzzo! Fermo, immobile! Galluzzo, che succede? L'ho fermato, commissario. Ma chi ha sparato? Io, signor commissario. In piedi. Permesso di soggiorno, tutto regolare. Tutto regolare? Allora perché sei scappato? Dottore, portatelo via, va. Senti, Galluzzo, devo dire una cosa. Ma rotti i coglioni. Ogni volta che ti fuori la pistola, o spari o ti parte un colpo. Che te pensi di essere uno sceriffo? Commissario, ma quello non si fermava, io allora... E allora lo sai dove te la devi mettere la pistola? Sì, sono commissario. Oh, bravo. Mannaggia una miseria, mannaggia. Dai. Fazio. Commissario, guardi un po' cosa abbiamo trovato. Che cos'è? Un lettore DVD. Dove l'hai trovato? Sotto il letto del giovanotto. E questo dove l'hai trovato? Portiamo al commissariato, va? Ah, commissario, che faccio? Avverto il questore? Il questore già l'ha avvertito, Galluzzo, che ha sparato lui. Spara sempre. Montalbano, lei conosce il giudice Sorrentino? Ah, certamente, buongiorno, signor giudice. Buongiorno, commissario. Allora, dici quello che sai, eh? Tutto voglio dire, commissario. Fai bene. E allora, perché non dici al commissario come si sono svolte veramente le cose? Commissario, io ho detto anche al giudice che non volevo fare più minchiate. E infatti in quella villa non ci sono mai entrato, e neanche i miei compagni. E questo lo abbiamo capito. Ma allora perché siete scappati quando avete visto la polizia? Perché chi è abituato a pigliare mazzate se l'aspetta anche quando non ha fatto niente. Giusto, Eliso? Ma se non sei stato tu a rubare nella villa di Pagnozzi, allora come mai eri in possesso di una parte della refurtiva? Quella cosa è un regalo. E di chi? Di un amico. Ah, sì? E perché un amico avrebbe dovuto regalarti un lettore DVD? Perché lui gli ha fatto il calco delle chiavi della villa. È vero o no? Sì. Quindi, il furto è stato commesso da un tuo compare albanese? No, non albanese. Siciliano. E come si chiamerebbe questo siciliano? Pasquale. Pasquale Cirincio.